La valorizzazione del territorio passa anche da qui, attraverso la valorizzazione dei prodotti tipici, una filiera che parte dai campi e giunge fino alle nostre tavole. Il progetto è iniziato 7-8 anni fa. Quando io come attività faccio il commercialista e praticamente costruisco aziende, allora ho detto io cosa posso fare per il mio territorio, come posso mettere a disposizione la mia professionalità a favore del territorio. E da qui, valutando tutte le eccellenze che c'erano sul territorio, ho detto abbiamo dei terreni eccezionali, abbiamo un'acqua a 3 mesi, abbiamo una cultura di tutti questi prodotti ortofrutticoli, perché non ritornare indietro col tempo? Noi abbiamo tirate indietro tutti questi vecchi semi, addirittura parliamo del pomodoro San Barzano, l'originario, di quando fu fatta la prima pizza margherita. Abbiamo le melanzane a grappolo, che se le vedete sono talmente piccole che praticamente non raggiungono un dito. Perché sono stati aboliti tutti questi prodotti? Perché richiede molta manodopera, richiede molta cosa. E qui è l'errore che si commette quando noi vogliamo rincorrere il mercato. Perché noi siamo questi e dobbiamo portare avanti questo nostro ragionamento. Ci troviamo qui nei campi di eccellenze nolane, dove sono state impiantate la torsella riccia napoletana e il broccolo dell'olio. Praticamente questi sono due cavoli a foglia che hanno una storia millenaria sul nostro territorio. È un cavolo che noi abbiamo riscoperto, semi antichi di 4.000 anni. E con l'aiuto di un'associazione di Nola siamo riusciti anche a farlo diventare presidio slow food. E questa iniziativa, che è denominata I Mercati della Terra del Movimento Slow Food Italia ma anche internazionale, a Nola sono circa 2 anni che, grazie alla condotta agronolano che io rappresento, e grazie alla sensibilità delle amministrazioni abbiamo impiantato questo mercato, che si svolge con regolarità ogni terza domenica del mese. Ma l'attività principale dell'associazione, quindi del movimento dello slow food, è preservare i semi particolari. L'attività di Slow Food è proprio legata al tentativo di far sì che i contadini, come erano in passato, diventino nuovamente i custodi di quel territorio. Quando un terreno è coltivato e dà la possibilità di trarre reddito a quella famiglia contadina, il territorio è vivo, quel suolo si libera da ogni eventuale rischio di contaminazione, di degrado urbano, e in questo modo noi proviamo con la nostra attività a salvare il nolano dal rischio del consumo di suolo. Come si alimentavano i nostri antenati nel passato? Quali erano i prodotti tipici? Abbiamo in questo territorio anche una grande fortuna, una testimonianza dell'epoca, una pubblicazione scritta da Ruperto, da Nola, il quale raccoglie circa 242 ricette, spezie, contorni vari, piatti tipici dell'epoca raccontati da questo cuoco che nel XV secolo, con Ferdinando I d'Aragona, per la prima volta ha messo insieme la cucina dell'epoca, una testimonianza unica e che è legata proprio a questo territorio. Probabilmente Ruperto da Nola proviene dalla manovalanza che gli Orsini di Nola davano ai d'Aragona, ai catalani. Diventa, diciamo, famoso in quell'epoca perché, sotto insistenza del re, poi lui scrive un ricettario che poi è stato tradotto, pare nel 2001-2002, da Antonella Laudizio, giornalista, e viene pubblicato dal laboratorio di Vittoria Vella qui a Nola. L'idea, diciamo, di dedicare un premio ad un cuoco mi viene dopo 5 anni
dalla nascita della condotta di Slow Food a Nola, però c'erano comunque degli agricoltori virtuosi nel Nolano, nell'agro Nolano Vesuviano, che meritavano, che secondo me, un premio, perché erano degli eroi del quotidiano, insomma, che nonostante tutte le problematiche già dell'agricoltura e poi di questo territorio, continuavano a farlo in modo virtuoso. E quindi secondo me erano persone che meritavano un premio perché io li chiamo gli eroi del quotidiano, quelle persone che vanno nella loro normalità, fanno cose eccezionali.